Vi sentite pronti per questa partita venerdì prossimo? Sì, io sono pronto perché voglio vincere. Inizieranno venerdì e termineranno domenica 20 novembre le finali del torneo nazionale del progetto Rete che si terranno a Roma. L'Abruzzo parteciperà con i 9 ragazzi accolti nelle strutture SAI Sistema Accoglienza e Integrazione che hanno superato le regionali e le interregionali. È un importante strumento, la FIGC ha creduto comunque in questo progetto e noi li abbiamo assolutamente accolti a braccia aperte perché i ragazzi hanno comunque trovato beneficio, perché lo sport comunque è uno strumento importante, è uno strumento che dà loro possibilità di fare squadra, spirito di squadra, rispetto delle regole, disciplina, ma è anche una dimostrazione di come il percorso dell'integrazione non può risolversi nella semplice accoglienza. L'accoglienza, in una parola abusata, ha bisogno di essere riempita di contenuti e quindi di un percorso abbastanza complesso. Il progetto è in continua crescita in termini di partecipazione e di risultati e rappresenta la principale attività di carattere sociale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nella scorsa stagione sono stati circa 2.300 i giovani stranieri ospitati in 160 progetti SAI coinvolti nelle diverse fasi tecnico-formative del progetto. A Montesilvano è stato attivato nel 2019, gestito dall'azienda speciale e ospita attualmente 34 minori stranieri non accompagnati di varie nazionalità come Egitto, Gambia, Albania, Nigeria e Tunisia. Anche l'aspetto sportivo e tecnico è di una certa importanza perché comunque parliamo di una squadra che si sta preparando a questo appuntamento ormai già da diverse settimane, alla quale abbiamo concesso chiaramente l'utilizzo dell'impianto di Diogo Foscolo, per cui io sono veramente soddisfatto del risultato che questi ragazzi hanno ottenuto, quindi faccio anche complimenti al loro tecnico Giancarlo Gianandrea, ma più in generale alla FIGC per la bontà dell'iniziativa, perché davvero unisce, ecco, i sani valori dello sport con quelli dell'integrazione, quindi diciamo che è un'operazione che meglio di così non si poteva fare.